Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, questa è un'altra puntata che girerò nella mia cucina perché oggi vi voglio mostrare come realizzare una crostata alle albicocche. Il procedimento è quasi simile, diciamo, a quello dei cestini alla frutta, perché la prima cosa che dovremo andare a preparare è la pasta frolla, quindi quello rimane uguale. Comunque vi mostrerò lo stesso come realizzare la pasta frolla. Per realizzare la pasta frolla ci vuole 250 g di farina, 200 g di zucchero, questo è zucchero normale. Se non avete lo zucchero a velo, lo zucchero normale va bene comunque. 150 g di burro e 5 tuorli. La prima cosa che dobbiamo andare a fare quando facciamo la pasta frolla è andare a mettere, praticamente a mescolare lo zucchero con la farina. Io chiaramente ho l'impastatrice automatica, però farla a mano e, diciamo, hai lo stesso effetto, diciamo così. E dopo aver, diciamo, mischiato lo zucchero e la farina, andiamo ad aggiungere il burro, però chiaramente ammorbidito con le mani, come sto facendo io, mischiate. Una volta che si è mischiato bene il burro con lo zucchero e la farina, andiamo ad aggiungere i 5 tuorli. Oddio, non si vede, vabbè. Ci siamo capiti. E andiamo a mischiare tutto. Che avete impastato tutto, prendete il vostro impasto e lo avvolgete nella pellicola trasparente. Adesso faccio vedere come. Così, non so se voi vedete. In questo modo. E poi, una volta che avete, diciamo, avvolto la vostra pallina, lo mettete nel frigorifero e la lasciate per almeno un'ora. Trascorso questo tempo, andiamo appunto a creare la nostra crostata. Io di solito faccio così, divido in due. Una parte la metto da parte e l'altra la modello. In questo modo. Chiaramente ci dobbiamo aiutare pure mettendo della farina. Adesso andiamo a praticamente a stendere la pasta. Questa sarà la base della nostra crostata.
Non fa niente che non viene preciso, perché poi quando lo andiamo a mettere, diciamo, nel cilindro, potremmo fare meglio lì. Io uso questo cilindro. E adesso andiamo a posizionare la pasta in questo modo. Se succede come nel mio caso, come potete vedere, qua ci sono dei punti che non si vanno a coprire, non è un problema. Prendete semplicemente dell'altra pasta e andiamo fare così, coprire diciamo tutti i punti che abbiamo lasciato scoperto, soltanto se vi capita. Una volta diciamo riempito il tegame, andiamo a tagliare la parte che fuoriesce. Adesso prendiamo la nostra confettura di albicocche. Io di solito faccio sempre così: prima la cucino, la riscaldo leggermente, diciamo così, e poi la verso, perché così il contenuto viene più omogeneo. Ecco ragazzi, praticamente dovete mettere a scaldare la vostra confettura di albicocche sul fuoco e chiaramente diluirla con l'acqua. Mentre la vostra confettura di albicocche si raffredda leggermente, andate a bucare con la forchetta la pasta, esattamente come si fa, diciamo, i cestini di frutta che vi ho fatto vedere nell'altro video, solo che questo è più grande, quindi ci vuole più impegno. E adesso andate a mettere appunto la confettura. Tendro, diciamo, all'interno della pasta. Non vi preoccupate se è troppo liquido, perché tanto poi si cucina e cucinate tutti insieme, quindi non vi dovete stare a preoccupare. E adesso, fatto questo, andiamo a fare le striscioline, non so come si chiamano, quelle cose lì. Quindi questo lo mettiamo tranquillamente da parte. Una volta aver dato più o meno la lunghezza che preferite, andate a tagliare. Così. Una volta che avete ricavato striscioline a sufficienza, che dipende dalla grandezza della vostra crostata, le andate ad applicare piano piano. Alla fine verrebbe una cosa così. Vi dico soltanto di non preoccuparvi di essere tanto precisi, perché poi la parte che starà qui verrà ricoperta. Adesso che abbiamo praticamente più o meno la nostra crostata, andiamo a coprire la parte che vi dicevo prima. In teoria ci sono due modi. Il primo modo è quello di prendere la pasta che rimane e creare come un'ulteriore striscia da mettere tutto intorno. Il secondo modo, che è quello che vi farò vedere, se per caso voi prendete un cilindro che sia alto, quindi diciamo che in un certo senso lo spazio c'è, quindi adesso l'altro modo è questo qui. Lo faccio vedere. Praticamente staccate la pasta che sta qui. In questo modo, aiutandomi anche con un coltello,
andate appunto a rotolare. Adesso verrebbe più o meno una cosa così, e poi con una forchetta andate a fare così. E poi andate ad infornare al forno statico a 165 gradi. E mi raccomando, mettete la crostata al ripiano più basso. Questo per circa 45 minuti. Questo è il risultato finale, spero che questo video vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima!